Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad una persona di Mosca, Russia, Federazione Russa, che mi scrive questa email: dottore, non lo so perché ho girato mille cappelle, ma spesso e volentieri ho male al basso ventre, il mio medico mi ha detto che forse appendicite, peritonite, poi prendo l'antibiotico, mi passa, poi ritorna e compagnia bella. Mi può far capire i collegamenti tra il subconsciente, il dolore al basso ventre, all'appendicite, al peritoneo, eccetera eccetera? La risposta, ragazzi, è sempre e comunque la stessa, che il tuo subconscio ha un'immagine la quale entra in azione ogni volta. Il tuo subconsciente con i suoi cinque sensi attira, anche se la tua ragione, la tua logica non sa spiegarselo, qualcosa che fa scattare quel meccanismo automatico e ti lampeggia la spia del dolore. Esempio dalle mie esperienze dirette e indirette può essere, ma ricordati che la vera verità risiede solo nel tuo subconsciente e l'operatore, il professionista dell'ipnosi di CS vera professionale, unica al mondo, non fa diagnosi ma guida a farti capire da te, da solo e da sola, la vera causa del tuo problema, a prescindere che sia un problema fisico, mentale o di altro genere. E di solito, dalle mie esperienze, quando uno ha un dolore, significa un'emozione, ha provato da piccolo, da piccola, un'emozione negativa, come può essere la rabbia, il sentirsi impotenti, il sentirsi in un vicolo cieco, come ad esempio quando ci si litiga con un genitore, una figura autoritaria, una figura violenta, e tu sei piccolino, piccolina e non puoi fare nulla, devi soltanto subire, magari sentirti inconsciamente impotente. Questa rabbia si cristallizza, si somatizza nel tuo corpo e nella tua mente, nel tuo subconsciente, nel tuo pilota automatico. Ogni volta che si presenta, anche se cambi paese, persone, gente, situazioni, eventi, cose, ogni volta che il tuo subconsciente, che non distingue il vero dal fasullo, dal falso, ma reagisce come un animale in gabbia, come un pilota automatico alla lettera, ogni volta che il tuo subconsciente con i cinque sensi e anche con il sesto senso capta delle cose che lo collegano direttamente al tuo passato negativo, quando magari tuo padre o tua madre ti urlavano contro, ti appellavano con tante etichette, tanti aggettivi, e tu non sapevi cosa fare perché ti facevi prendere dalla rabbia, dallo scoramento, dall'impotenza e piangevi a dirotto, bene, ogni volta che il tuo pilota automatico, l'88% della tua mente, capta queste cose attorno a te, scatta quel meccanismo, come se fosse un, come si può dire, come se il tuo subconsciente ti volesse quasi quasi avvertire, ok? Avvertire, ma non è così, perché il subconscio può portare anche a cose brutte e negative se non sai come funziona. Che cosa si può fare in questi casi? Per eliminare la rabbia, un evento del passato negativo, bisogna entrare da soli nel tuo subconscio, nella tua memoria profonda, nella tua mente potente, e convincerlo, educarlo a cancellare, ad eliminare ciò che ti causa questo dolore al basso ventre o in altre parti del tuo corpo, che in quel momento, quando ti è successo la prima volta, erano più ricettive, più deboli. Una volta eliminata la causa, l'immagine, la sensazione, l'emozione negativa della rabbia quando eri piccolino, a livello subconsciente e non a livello razionale, perché con la ragione nessuno vuole ammalarsi, nessuno vuole morire, nessuno vuole soffrire, nessuno vuole ingrassare, nessuno vuole bere, nessuno vuole fumare, nessuno vuole essere sfigato, nessuno vuole essere un poveraccio, nessuno vuole essere cornuto, eccetera eccetera. Ma purtroppo la ragione
ha le sue ragioni che il subconsciente, il tuo pilota automatico che comanda nella tua vita, non conosce. Per cui è inutile che sbatti, è inutile se tu non parli alla parte giusta della tua mente, che è l'88% della tua mente. Come funziona il subconsciente? Per ripetizione e saturazione. Lo ripeto ancora una volta, per ripetizione e saturazione. Poi, se non vuoi da solo, se non ci riesci perché sei pigro, perché non sai come fare, eccetera, eccetera, siccome ho sospeso le sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, per problemi di tempo e di impegno e perché sono molto impegnato a lavorare ad altri progetti, perché finché sono vivo, finché cammino su questa terra, voglio aiutare più gente possibile, da solo non ce la faccio. Puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi della tua zona, non importa in quale parte del mondo in cui tu abiti, lo cerchi, l'importante è che sia accreditato, e anche se non usa l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, l'importante è che questo professionista abbia già affrontato casi come il tuo, per non spendere soldi ad minchiam inutilmente. Se poi non vuoi girare cappelle, non vuoi vedere persona, non ti interessa la presenza, non ti interessa l'online, non ti interessa neanche andare da qualcuno, perché ti vergogni, perché ti senti a disagio, perché le hai già provate tutte senza risultati, puoi scaricarti un audio, più audio MP3 DCS, come ad esempio No al passato negativo, che trovi sul sito dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i diritti sugli audio MP3 DCS, perché non ho bisogno, grazie a Dio, di mangiare, perché sto bene per le prossime 37 vite, e non lo dico per vantarmi, ma per ispirarti. Partito da studente lavoratore senza una lira in tasca, ok? Grazie a Dio, grazie al mio subconsciente, grazie all'ipnosi di CS vera professionale, oggi sto bene per le prossime 37 vite. Per cui puoi scaricarti ad esempio l'audio DCS No al passato negativo, oppure Controllo del dolore, oppure Elimina dolore con entusiasmo, oppure Salute ed esito, oppure No rabbia. Sono dei veri e propri capolavori che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills, due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale, la dottoressa Rina Brunini, il professor dottor Michelangelo Garai, miei maestri, miei mentori, miei amici per l'eternità. Dimmi cosa ne pensi, scrivimi, puoi anche dirmi quale argomento ti intriga, vorresti saperne di più, vuoi approfondirne, e io gratuitamente ti aiuterò nei miei video, nelle pause che ho per parlare con te, con voi, in tutto il mondo. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può e ti può cambiare la vita. E seguimi anche gentilmente sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E concludo che tu comunque, a prescindere dal sottoscritto, dagli associati dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, anche se contano molti medici, psicoterapeuti, psicologi di caratura internazionale, devi sempre e comunque andare, a prescindere da quale, in quale paese tu abiti, risiedi in questo momento, dal tuo medico curante oppure dello specialista della tua salute, se hai questi dolori e compagnia bella. Poi, se il tuo medico non ha nulla in contrario a far girare delle parole positive, potenzianti, trasparenti, naturali, senza nessun effetto collaterale, metti insieme le due cose, ok? Le medicine, le terapie che ti dà il tuo medico, più magari un audio MP3 DCS o più audio MP3 DCS. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, e alla prossima. Alla tua, ciao.